cosa avete scoperto dopo la morte di Mark? Beh, innanzitutto la prima fatto incredibile è che ci siamo trovati in mezzo a tante persone, a tanti amici, anche subito dalle prime ore, insieme, in silenzio, in preghiera. E poi l'altro fatto di cui non ci capacitiamo, perché realmente in questi termini, e l'abbiamo scoperto la sera stessa dell'incidente, abbiamo visto che a fianco al suo letto, vicino al comodino, sul muro, accanto al crocifisso di San Damiano che lui si era voluto appendere, c'è una scritta, abbiamo visto una scritta, quello aveva scritto, perché cercate tra i morti colui che è vivo, scritta in stampatello maiuscolo, o la sera prima o quella mattina, insomma, perché prima non c'era. Marco nei suoi scritti ha dedicato a diverse riflessioni, alcune veramente impressionanti al tempo, ma il vostro rapporto con il tempo com'è cambiato dopo questo fatto? Sicuramente Marco è sempre stato molto impaziente, aveva sempre questo assillo di perdere il tempo, che le cose non fossero belle e succose, come diceva lui, no? E adesso è diverso, sì, è come se... Da un certo punto di vista è come se il tempo interessasse molto di meno, no? Cioè, quello che interessa adesso è l'istante, nel senso che non siamo padroni di niente, quindi non sappiamo cosa succederà, però sappiamo che in questo momento presente può accadere qualcosa di grande, il mistero si comunica ora, e quindi forse una libertà che prima non immaginavo neanche, no? Sul fatto che ora davvero il Signore mi può parlare, no? Il dolore della perdita di un fratello per morte improvvisa è qualcosa che veramente stravolge ogni categoria di pensiero, ogni pregiudizio, ogni preconcetto. E quella fede debole che io avevo come quasi convenzione sociale è crollata. E ho incominciato a cercare di prendere sul serio le frasi e i segni che Marco mi ripeteva negli ultimi anni. E ho incominciato, come aveva fatto lui, a verificare la strada.